Quest'anno avremo la quinta edizione di Biennale, quindi 5 per 2 fa 10, quindi festeggiamo un piccolo compleanno. La serata inaugurale sarà dedicata a una lettura, credo molto impegnativa, mi auguro che i mezzi di informazione ci daranno una mano, di passi significativi dei sommersi e salvati di Primo Levi. E quest'anno festeggiamo il centenario della nascita di Primo Levi. Allora, tutte queste ricorrenze spesso hanno un sapore formale, no? Cerimonie, no, invece in questo caso soprattutto il ricordo di Primo Levi è un modo per mantenere viva una continuità, un riferimento ideale a qualcosa che appartiene alla cultura, alla civiltà del nostro paese e in particolare di Torino. Quindi quella scelta che abbiamo fatto è stata diciamo, motivata da questa esigenza di tenere i fili di continuità di qualche cosa di nobile che dobbiamo mantenere vivo nel nostro paese. E questa è Biennale Democrazia che il programma si è formato attorno a questa idea delle cose visibili e delle cose invisibili. Noi guardiamo tante cose, ma ne vediamo molte poche. Non so se è chiara la differenza tra il guardare e il vedere. E speriamo, il programma è ricchissimo, lo vedrete, fin troppo voglio dire, io dico sempre meno iniziative, più come dire, segnalate, partecipate, però in questi casi mi pare che ci siano circa 120 incontri del più vario tipo. Come è cambiato il paese in questi 10 anni, professore? Non lo so. Ma che domande mi fa? E sono quelle domande tipo che si dice del nostro paese? Non lo so, si dicono tante cose. L'ultimo anno è stato vissuto intensamente come democrazia in Italia. Ci sono tanti spunti. Ci sono tanti spunti e la vita non... Ogni giorno è un ricominciamento, ecco, diciamo così.